Ma io dico, guarda, io non sono uno specialista, ma dico paziente, non so niente. Non so, adesso io sono impegnato, ho il cancro, l'AIDS, non sono interessato per niente di questa roba qua. L'ho scritta perché è appunto nella rubrica interessante, ma dire, non ha molta. Effettivamente ci sarebbe un'attinenza perché si parlava di virus, si parlava di immunodeficienza o di immunodeficienza immunologica, assomigliava un po' all'HIV per certi aspetti, no? Può essere una cosa di molto diversa, però aveva. Comunque, guardi, io non. Insomma, dopo una settimana mi richiama ancora, mi insiste, dice, guardi, ma io non. Lui aveva fatto un'indagine, anche lui non aveva visto nessuno che in Italia aveva mai sentito parlare di questa cosa. Ora dice, guardi, lei è l'unico esperto di questa patologia. Mi sono sentito investito dal direttore di Salve come esperto della Vartegia Fest, perché ero l'unico che la conosceva apparentemente, perché l'avevo descritto su questo locale, non aveva mai visto nessun paziente. A quel punto allora ho mandato una lettera al Ministero della Salute, no scusate, no, a quel punto ho detto vabbè, li vedo, e ho visto un po' di gente. Effettivamente sono rimasto sorpreso da vedere, non in tutti ovviamente i casi, perché c'erano certi casi che non erano le CFS, come sempre succede in queste cose, pensa di avere ma non ce l'ha, ma ho visto però dei casi che erano proprio esattamente la CFS che era stata descritta, erano proprio così, era una storia che duravano da tanti anni, spesso erano giovani, anche adolescenti, qui a che fare con la pediatria, il punto che si intende pediatria proprio l'adolescenza, erano casi proprio classici. A quel punto, vabbè, ho detto, a quel punto, visto che c'era tanta gente, ho cominciato a vedere. Dopo un po' di tempo abbiamo inviato al Ministero della Salute un reportage dicendo che io ho visto questa patologia che non è presente in Italia, bla 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 bla. Effettivamente dopo qualche anno, poi come vedrete dopo, il Ministero della Salute si è attivato. Adesso vado avanti a dire questa. No, tutta quella. Così, spingo e va. Sono proprio ingranato, lì si stava attivando proprio nei CDC di Atlanta il gruppo di studio internazionale sulla sindrome della striga cronica, nella quale ho fatto parte. Fatto diverse riunioni ad Atlanta, ai CDC, c'erano tanta gente che si poteva vedere, appunto allora quella di Holmes era Alistair Medici dell'88, quello che vi dicevo, e siamo arrivati a una classificazione nuova di caso di Fukuda, che era uno che aveva i CDC di Atlanta, che era professore della sanità, in cui abbiamo appunto insieme pubblicato questo lavoro nel 94, nel della Medici, che era il risultato di questa ricerca fatta da tanti membri di questo gruppo che venivano da tutte le parti del mondo, dall'Australia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, da varie parti, c'erano vari specialisti, internisti, infettivologi, neurologi, psichiatri, io ero l'unico oncologo e comunque sono tutta questa gente, si è riunita e alcune volte appunto ha messo a punto questa classificazione. Nel frattempo, qualche anno dopo, in Italia, grazie a quella mia segnalazione che avevo prima, che ci ha messo qualche anno, dopo poi Antino, purtroppo è deceduta, abbiamo fatto uno studio, era una neurologa, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo studiato in Italia se effettivamente esisteva questa CFS, se con i criteri dei CDC di Atlanta. Effettivamente esisteva, erano stati visti in tutti questi centri vari, c'erano i centri di Milano, di Roma e quant'altro che hanno partecipato a questa indagine, e avevamo visto dei casi, visti, non era la mia visione, perché all'inizio mi dicevano che li vedevo io i casi, non c'era nessuno, poi non sapete quanti insulti, tra virgolette, mi sono preso dai medici, no? Voglio immaginare, no? Quello che mi hanno detto per tutti i tiri, che io vedevo delle patologie che non c'erano, si meravigliavano come io, che ero un oncologo serio, diciamo, andasse a vedere questa roba qui, come ce l'ho messo in discussione. Però questa indagine aveva individuato il fatto che esisteva questa patologia in vari centri che non avevano. Dopodiché poi le cose sono un po' bloccate lì, non è che siamo andati avanti tanto. Per dire come nell'era moderna la CFS è nata, diciamo, nell'85 nel lago Tahoe c'è stata un'epidemia, il medico di base, che si chiamava Peterson, aveva avuto questa esperienza, praticamente
100 dei suoi pazienti, dopo un'influenza banale, pensava lui, erano a letto, erano ancora a letto dopo mesi, non si alzavano più dal letto, erano gente che lavorava, erano dei businessmen, infatti all'inizio si chiamava Yuppie Flu, perché aveva preso un'influenza, aveva preso Yuppie. Lui pensava che c'entrasse il Epstein-Barr virus, fosse questa la causa. Intervennero nel CDC di Atlanta, fecero una serie di indagini su questi pazienti che stavano a letto per mesi, sono stati a letto, no? Alcuni avevano la CFS, queste parole. Ecco, una cosa, qui era una specie di epidemia, io poi non ho più visto queste epidemie, non abbiamo più visto queste epidemie di questo genere, cioè che ci fosse tutto un gruppo di persone che... Però lì era pure epidemia. Nello stesso periodo di tempo, in altre parti degli Stati Uniti, anche nello stato di New York, un altro medico aveva visto la stessa cosa praticamente, due sono incontrati, ho detto abbiamo visto questa roba qua, ed erano gente che non erano assolutamente depressi, non avevano nessun'altra patologia ovviamente, erano diagnosi di esclusione. Siamo nell'85, quindi 10 anni dopo è venuto fuori, no, anzi nell'88 è venuta fuori la classificazione prima, poi la seconda è venuta fuori nel 94. Per cui c'erano state ovviamente, risparmio con la storia della CFS nel passato, c'erano state anche nel secolo scorso, addirittura l'infermiera il 12 maggio, facciamo la infermiera che ha organizzato quella Croce Rossa italiana, Florence Nightingale, la sanno, non mi ricordo mai il cognome, ma questa era una che si dice dalla sua storia aveva avuto la cronica che sì, noi eravamo nel 800 fino a 800, era un'infermiera, appunto lei appunto ha avuto, per cui anche nel passato c'erano queste cose, addirittura negli anni 50 Lancet riportò la chiusura di un ospedale di Londra per la CFS, praticamente anche lì è stata un'epidemia, praticamente tutti gli operatori sanitari e i pazienti praticamente si sono ammalati di una cosa che era simile, non la chiamavano CFS, ma simile alla CFS, e chiusero l'ospedale perché non riuscivano più a lavorare, non c'erano più operatori. Anche i pazienti erano a rischio, quindi sono lì, non capivo dove era chiuso, e l'ansia lo riportò, erano nel 55 mi pare. Per cui ci sono stati degli altri episodi nel passato di questa storia qua. Ma non è stato mai più prese sul serio, nel senso che poi non avevano portato, salvo appunto dopo quando i CDC, ecco, che una malattia a eziologia ignota, questa cronica del sindrome, che è caratterizzata da una fatica cronica non spiegabile. Chiaramente questo è importante, non ci deve essere un'altra causa, è ovvio che se uno ha un tumore, se uno è anemico, vedete che se è anemico, qualsiasi causa sia l'anemia, può causare una fatica anche debilitante ovviamente, qualsiasi causa. E deve durare almeno 6 mesi questa classificazione, cioè non è una roba che deve stare una settimana, 10 giorni. Chiaramente non si risolve con il riposo, persiste anche se uno si riposa. Ed è debilitante, una vera e propria severa spossatezza, sia fisica che mentale, perché entriamo nel discorso mentale, perché non è solo un discorso fisico, il discorso mentale, come c'è scritto dopo, ho già passato ai problemi finali, che sono però molto importanti, perché myalgica encefalomielitis, che è ME, era la definizione che in Gran Bretagna avevano dato a questa patologia, perché pensavano che fosse un problema cerebrale, che effettivamente è anche, come vi dirò dopo, può essere, ma non che sia un problema che da lì porta. Questi pensavano, tutti i medici pensavano, è depresso, tutte le risposte, tutti i pazienti che vedevano inizialmente avevano avuto una diagnosi di depressione, però avevano fatto tutte le terapie del mondo della depressione. E poi è stato interessante quando ho visto dei pazienti, solitamente erano medici, erano gente che poteva permettersi, diciamo, di andare da psichiatri, i quali dicevano, guardi, lei non ha assolutamente nessuna depressione, era a quel punto. È stato il primo passo che mi ha perché io effettivamente all'inizio avevo dei dubbi, come ovviamente ho dei dubbi anche adesso in certi casi, perché c'è gente che è depressa, che questa roba qua, questa è l'altra faccenda, evidentemente. Comunque, insomma, i problemi